Ciao ragazzi, il video di oggi per commentare un termine che adorano gli anglosassoni, noi ovviamente non vogliamo essere da meno, che è tremendamente sexy ed affascinante da affibbiare a qualsiasi nuova attività di new business. Il termine è disruptive. Perché ogni attività nuova, ogni progetto innovativo deve essere disruptive per essere figo sul mercato? Io non la penso così e forse è anche negativo affibbiare questo termine a dei progetti che effettivamente non sono disruptive, sono dei collegamenti tra A e B, dei nuovi modi per arrivare da A a B, o forse per arrivare a C senza passare da B. Credo che fondamentalmente l'innovazione disruptive nella storia non sia rara, ma non sia neanche una cosa quotidiana. Il mercato con l'innovazione disruptive viene rotto, viene spaccato un settore, i concorrenti soccombono, tendenzialmente grosse aziende soccombono a un'azienda o una rete di aziende molto più piccole. Pensateci bene prima di affibbiare questo termine a sproposito. L'innovazione non deve essere disruptive e va benissimo così. Forse a volte è anche meglio. Stop whining sempre.